Buonasera. Buonasera, ciao scientist, ciao Marion. Come è iniziato questo vostro fine settimana? Lungo, tra l'altro, cioè lungo per me, non so per un Marion. Come... Ma credo che per la festa dei lavoratori non si lavori, punto e basta. Quindi... Anche per un Marion dovrebbe essere un weekend lungo. Questa soundtrack... Allora, il titolo onestamente non lo so, nel senso che sono tre canzoni trovate su YouTube che si chiamano Demenzia, Psychopath e Sociopath, scaricate 3 anni fa, ormai quando abbiamo iniziato a fare live, rimaste nel mio archivio delle canzoni senza copyright da poter mandare. E quindi onestamente non ho idea, però si chiamano proprio in questa maniera. Casomai poi le ricerco e metto i link da qualche parte. Ma si dovrebbero trovare facilmente in realtà. Oggi 120 persone, mamma mia. E lì solo in sala. Dai, 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 decisamente, decisamente. Non ti puoi lamentare, non ti puoi lamentare. Ho visto la foto su Telegram, non l'ho ignorata. Semplicemente non avrò modo di giocarlo. E quindi sono molto triste per questo. O meglio, si riferisce a una foto dell'ultimo gioco di Star Wars uscito oggi, credo. O oggi o ieri. Ma non avrò modo di giocarlo, quindi sono una persona molto triste. Mi dovrò accontentare di trovare qualcuno che faccia del bel gameplay e vederlo. Però, sì. Ormai anche questo universo videoludico è stato ufficialmente conquistato, quindi... Survivor, esatto, Jedi Survivor, esattamente. Io sto bene invece, a proposito di come stiamo. Io sto abbastanza bene, devo dire onestamente. Sono stanco, sì, perché fine settimana, ragazzi, si arriva stanchi sempre per principio. Però abbiamo superato la settimana drastica in ufficio, di cui ovviamente vedremo le conseguenze soltanto più in là. Di questi mega controlli dall'azienda di che ci azienda madre della mia azienda ci ha fatto dei controlli in questa settimana, vedremo cosa ne è il risultato, però noi siamo fiduciosi che tutto sommato non sono andati male i controlli, quindi è abbastanza bene, avremo modo di riposare molto poco in realtà, perché ci sa sarà un weekend impegnativo dal punto di vista degli impegni, ma tutta roba di divertimento che però ti fa stancare uguale. E quindi, insomma, vedremo, vedremo. Oggi, in tutto questo, noi dobbiamo creare una storia che io ammetto non essermi... Ciao Manuel, buonasera. Buonasera, benvenuto. Oggi dobbiamo creare una storia, come facciamo spesso il venerdì, e nonostante io abbia avuto una settimana piena per pensare a qualcosa, mi sono forzato a non farlo. Tra l'altro, non solo mi sono forzato a non farlo, ma fino a qualche minuto prima di cliccare il pulsante Start Live, non avevo neanche rivisto più le parole scelte. Rivedendole, mi sono accorto che alcune, come sempre, per ovvi motivi, dovremmo inserirle noi esternamente, diciamo, al
al disegno fatto dall'intelligenza artificiale, avevo avuto anche la curiosità di, dopo, a distanza di una settimana, far rigenerare l'immagine all'intelligenza artificiale, cioè vedere se dopo una settimana di lavoro, non fatto da me ovviamente, ma voi sapete che tutta il lavoro che viene fatto attraverso l'intelligenza artificiale serve all'intelligenza artificiale a crescere, imparare e migliorarsi. Quindi anche una sola settimana di utilizzo di altri potrebbe cambiare drasticamente il risultato dell'immagine. Però, siccome l'immagine che avevo a disposizione mi piaceva troppo, ho detto no, non voglio avere il dubbio, non voglio avere il ripensamento. Insomma, ci è andata molto bene con l'immagine generata la settimana scorsa, ci teniamo quella. Quindi ho avuto in effetti il pensiero, però poi ho detto no, meglio di no. Teniamoci quello che abbiamo. Detto questo, l'immagine la conoscete tutti perché io nel gruppo degli abbonati Telegram l'ho già mandata la settimana scorsa. Quindi possiamo anche passare alla schermata con l'immagine e iniziare a capire quali sono le parole che l'intelligenza artificiale è stata in grado di cogliere e quali un po' meno. Questa è la nostra immagine. Secondo me, meravigliosa. E io ci vedo tanto delle parole che avete dato, alcune per ovvi motivi no, però secondo me sono tutte facilmente contestualizzabili, anche quelle che l'intelligenza artificiale non ha avuto modo di inserire, secondo me non sarà troppo complicato farlo. È ovvio, come dico sempre, è giusto ricordarlo, l'immagine generata dall'intelligenza artificiale non è perfetta, ha degli evidenti errori. Ad esempio, le zampe del ragno non sono in egual numero a destra e a sinistra. Tra l'altro, in quelle di destra ne vediamo iniziare due ma finire tre. Cioè, una zampa a un certo punto si sdoppia. Però questa volta devo dire di sì, questa volta sono stati tutti termini, quasi tutti termini, abbastanza coerenti e coesi tra loro, Manuel, sì. Non capita spesso, anzi posso dire che non capita quasi mai durante questi giochi perché vi divertite a certe volte a spararne davvero di assurdità. Io mi diverto pure a capire effettivamente poi come impostare i prompt e vedere quello che fa l'intelligenza artificiale, però questa volta no, questa volta tutte parole abbastanza coerenti tra loro. Abbiamo infatti Vampiro Cyborg, che ha suggerito brughiera nebbiosa. Vediamo effettivamente. Ora ci arriviamo. Vediamo nella storia. Perché io questa volta veramente sono a zero, zero completo. Oggi farò molto affidamento su di voi. Allora, la brughiera nebbiosa di Vampiro. Devo dire che io non sono un esperto di geografia, e quindi non saprei dire qual è la fauna e la flora
della brughiera. Però sicuramente la nebbia ce l'abbiamo. Abbiamo della vegetazione e della nebbia, quindi io direi che brughiera nebbiosa, tutto sommato, c'è. Scientist aveva suggerito invece ragno meccanico. E vabbè, ragazzi, cioè, non ci vuole una lente di ingrandimento per capire dove l'intelligenza ha piazzato il ragno meccanico. Quindi tutto sommato si capisce. Un Merion aveva suggerito Cavaliere decaduto, e anche il soggetto di un Merion è ampiamente visibile, e secondo me anche in una posa tutto sommato coerente con il suo aggettivo, nel senso che non mi sembra un ecco, se per decaduto lo intendiamo comunque prono, debole, tutto sommato mi sembra decisamente in svantaggio rispetto al ragno. Poi Manuel, che ha suggerito Colosseo o anfiteatro, io ho tentato di capire con delle ricerche qual era la parola che più si adattava al contesto, e alla fine ho scelto Colosseo, semplicemente perché anfiteatro per l'intelligenza artificiale è la struttura appunto teatrale e non l'arena che intendeva Manuel. E qui devo dire che secondo me siamo forse allora, arena probabilmente sarebbe stata la parola più adatta. Probabilmente sì. Non l'ho voluta modificare poi così tanto, cioè non ho voluto scrivere arena perché arena era un po' troppo generico. Avrei voluto, mi sarebbe piaciuto, e secondo me c'è, con il termine Colosseo, indicare anche una certa architettura. È la colonna che c'è nella parte, diciamo, dell'estrema sinistra dell'immagine. Secondo me, insieme anche a una colonna che c'è dietro il ragno, perché quello dietro il ragno non è un ramo, è chiaramente una colonna, è troppo lineare per essere un albero, rispetto a quelli che invece ci sono in tutto il resto dell'immagine, secondo me potremmo essere in un'arena tipo Colosseo, ma decisamente abbandonata a se stessa. Cioè, potrebbe non essere un'arena attiva e funzionante, o magari sì, ed è un'arena costruita con degli elementi di natura al suo interno. Quest'ora lo vediamo. Dopodiché Federica aveva suggerito verde, e qui possiamo sia trovare il verde della fauna, scusate, della flora, ai piedi del Cavaliere del Ragno, sia più in generale verde inteso come natura, verde inteso come piante. Ci sono degli alberi, non esattamente pieni di foglie, però è comunque del verde, metaforicamente parlando. Scientist dice: non posso fare a meno di vedere la data del Castello Cariano in ER, che non sta per il reparto di emergenza.
E per cosa sta? Nel senso, non colgo la citazione. Elden Ring. Può essere. Elden Ring. Ok. Onesto, non l'ho giocato, non saprei neanche effettivamente di che si tratti esteticamente parlando, però mi fido del fatto che ci somigli. Ma secondo me è anche ormai nell'immaginario collettivo quando vedi un cavaliere, un mostro grossissimo, una struttura medievaleggiante immersa nella natura. Semi-morta con della nebbia, Elden Ring o qualsiasi altro Souls viene immediatamente alla mente. Cioè, credo che ormai sia troppo radicato nella mentalità dei videogiocatori per non fare subito un parallelismo. Mancano tre parole all'appello. Mancano tre parole. Ottimo, ottimo. All'appello manca la parola che secondo me ha dato origine a questa bestia notevole, che era la parola di Alessandra, che aveva suggerito teschio ingiallito. Ora, l'intelligenza artificiale, co come mi sembra piuttosto palese, ha preso il ragno meccanico, il teschio ingiallito, e li ha fusi insieme, creando questo ragno meccanico con si dice carapace? Lo cerco così. Ma magari quello del ragno non è un carapace. Sì, è un esoscheletro presente anche in arachnidi e non solo crostacei, quindi sì, si può dire carapace. Insomma, il carapace di questo ragno è appunto un teschio ingiallito, che dovremmo decidere se effettivamente fa parte del core del ragno, e quindi se è il ragno questa. Tranquillo, te li restituisco immediatamente. Vediamo se riesco. Allora, teoricamente, se io faccio così, te li ho restituiti i punti, Manuel, dimmi se è vero. Comunque, stavo dicendo, per quanto riguarda il ragno, ma figurati. Per quanto riguarda il ragno, dobbiamo decidere appunto se questo teschio fa parte di questa razza di ragni, oppure se in qualche modo questo ragno, che è chiaramente cosciente, nonostante sia meccanico, abbia in qualche modo sostituito il suo carapace con questo teschio. Il perché sia giallo potrebbe non essere una novità, nel senso che tra le magie, tra le nature, tra i colori presenti in Anime Sangue, che ricordiamo essere la base di questi story build,
Perché queste story build andranno a comporre la lore e il world building generale della nostra campagna GDR, esiste la magia gialla che permea ogni cosa con cui entra a contatto del suo colore, esattamente come fanno tutte le altre magie. Quindi il teschio ingiallito, la magia gialla, che tra l'altro il teschio ingiallito potrebbe essere semplicemente una parte con cui è entrata a contatto la magia gialla. Magia gialla che sto pigliando il manuale in maniera tale da avere un'idea più precisa di quello che è capace di fare la magia gialla. La magia gialla è la magia che gioca con i sensi dei giocatori. Ve la leggo esattamente dalla definizione. No, verde sotto. Allora, verde l'ho inteso come natura. Sottosuolo ancora non avevamo parlato. Però sì, effettivamente mancano due termini ancora da mettere in gioco. Perlomeno sono i due che effettivamente non sono presenti all'interno dell'immagine, che sono sottosuolo. E dico che non è presente visivamente nell'immagine perché l'immagine, per quanto mi possa piacere l'idea di un'arena all'interno di un'enorme caverna, nell'immagine c'è chiaramente la nebbia, c'è chiaramente del cielo, quindi non siamo sottoterra. Però fare intervenire il sottosuolo con una bestia del genere non è difficile. Lo troviamo un modo per che sia l'origine della bestia, che sia la meta che deve raggiungere il cavaliere decaduto. Insomma, in qualche maniera il sottosuolo lo facciamo entrare molto facilmente all'interno della nostra storia. L'elemento che il sottosuolo l'ha suggerito Nicola. L'elemento che invece è forse l'unico dissonante, ma secondo me molto curioso da inserire all'interno della storia, è quello suggerito da Ale Muffin, che per l'appunto era sedia a dondolo. Io ho pregato perché l'immagine fosse esattamente così, ma con il cavaliere seduto sulla sedia a dondolo che aspettava l'arrivo della bestia. Però intanto un benvenuto a Vampiro Cyborg. Buonasera, buonasera vampiro. Ben arrivato. Non abbiamo neanche. Abbiamo semplicemente fatto un riassunto delle parole suggerite durante la settimana scorsa. Abbiamo cercato di associarle più o meno all'immagine, ma ancora non abbiamo effettivamente creato nulla. Questa creatura usa la magia gialla e cosa è in grado di fare nel complesso? Allora, no, questa creatura non è in grado di usare la magia gialla, o perlomeno non nativamente. Le creature meccaniche, animali, cioè, a forma animale o no, esistono nell'ambientazione di Anime Sangue e soprattutto nell'ambientazione dell'Era del Risveglio. Sono i Motron, ne abbiamo già parlato diverse volte, e abbiamo anche narrato la loro nascita e il loro arrivo a Verdemare. Abbiamo fatto una live in cui abbiamo raccontato la storia di questa guerra tra creature, di questa umanità che aveva creato queste creature robotiche, queste intelligenze artificiali che si erano evolute, erano diventate i dominatori del loro mondo, e che poi durante una guerra vennero a contatto, uno squarcio nella realtà fece entrare a contatto il loro mondo con quello di Verdemare, e alcuni di questi, privi di vita,
alcuni di questi esseri, alcuni di questi Motron privi di vita, passarono da una realtà all'altra, arrivando a Verdemare. In genere, i Motron hanno un funzionamento. I Motron sono appunto dei cadaveri meccanici, degli esseri meccanici, in grado di riprendere vita, movimento e essere di nuovo senzienti grazie all'utilizzo delle anime. Le anime, come noi sappiamo, esattamente come quelle dei giocatori, possono essere legate a una o più nature. Quindi, probabilmente, questa creatura, che è chiaramente un Motron, ce ne possono essere più di uno, perché noi abbiamo detto anche nella storia che abbiamo narrato delle loro origini, che i Motron avevano imparato a riprodursi. Quindi semplicemente questa potrebbe essere il capostipite di una razza di Motron ragno. E tra l'altro mi viene anche in mente che potrebbe essere proprio. Ora qui facciamo un mix di storie, perché noi abbiamo un altro PNG molto importante che però utilizza la magia verde e non la magia gialla, che ha a che fare con i ragni all'interno della nostra storia, che è il viaggiatore. E che anche di lui abbiamo narrato questa leggenda in cui lui era un evocatore, un mago che aveva evocato questo ragno e poi ci si era fuso, era stato sconfitto e in seguito alla morte aveva iniziato a viaggiare tra le realtà, arrivando anche a Verdemare. Quindi i ragni sono molto importanti, stiamo capendo, per il popolo di Verdemare. Il motore della creatura sia una cozzaglia di cadaveri, e magari ricollegando la teoria del sull'anime potrebbe usare i cadaveri per assorbire i loro rimasugli. Allora, il fatto che usi le anime dei cadaveri, assorbirle per essere vivo, 100% sì. Sull'accozzaglia di cadaveri, no. Una volta che tu hai deciso che il ragno è meccanico, il ragno è meccanico. Fine. È un essere meccanico. È un Motron a tutti gli effetti, perché comunque dobbiamo renderlo coerente con tutto quello che è la lore e l'ambientazione, il world building dell'Era del Risveglio. Semplicemente potrebbe essere che lo spirito potrebbe. Allora, ora io vi leggo. Facciamo che potrebbe essere. Stasera costruiremo la storia del viaggiatore prima di chiamarsi Tara, a quanto ho capito. No, no, la storia del viaggiatore l'abbiamo già narrata. È stato, credo, il primo story build a tema. A tema anime e sangue che abbiamo fatto. Primissimo. E tra l'altro non era neanche la storia del viaggiatore, ma era la storia in cui il viaggiatore era il villain che veniva sconfitto dal cavaliere e che poi, in preda alla sua follia, iniziò a viaggiare appunto tra le realtà. No, la storia del viaggiatore la lasciamo a parte. Era un semplice collegamento per ricordare appunto che i ragni sono una razza molto importante, anche questi ragni giganti sono una razza molto importante per Verdemare, quindi che ci sia un clan di ragni completamente biologici e un clan di ragni completamente quella del mago granchio, esattamente, esattamente.
è un clan di ragni, sto dicendo, completamente meccanici, mi piace parecchio. Tra le parole c'era Cavaliere Decaduto, che appunto è quello a sinistra. Cavaliere Decaduto, ora vediamo, lo renderemo probabilmente protagonista della nostra storia. A meno che non decidiamo di raccontare la storia dal punto di vista del ragno. Mi piace pensare che, esattamente come accade per i protagonisti, per i personaggi giocanti dell'Era del Risveglio, di Anime e Sangue in generale, cioè personaggi che restano legati, o meglio dire, relegati, all'interno di un oggetto, anch'essa chi? Il cavaliere? No, il cavaliere è un umanoide. Dobbiamo decidere di che razza, perché abbiamo a disposizione tutte le razze di Verdemare, e indossa un elmo, per cui non si vede di che razza è. Abbiamo libertà di scelta da questo punto di vista. La sedia a dondolo e il suo destriero. Non credo, vampiro. Nel senso, stiamo cercando di fare una storia, non dico seria, però non. Dovremmo cercare di introdurre la sedia a dondolo in qualche maniera. Ma usare una sedia a dondolo come destriero mi sembra un po' too much. L'elmo è così liscio che non sembra nemmeno il bello. In realtà non sembra un elmo. Sembra semplicemente una nuca pelata di metallo. Ciao Ale, benvenuta. Però facciamo che un elmo, perché altrimenti diventa complicato dare un'identità al nostro cavaliere di metallo. Stavo dicendo, come i protagonisti, come le anime dei protagonisti sono relegate nelle loro prigioni arma, mi piace pensare che questo teschio giallo sia effettivamente una prigione. Esattamente come le armi di Vidra, di Telezia e di Fafu. È che il Motron, il ragno, ha capito che entrando a contatto con quest'arma, esattamente come chiunque entri a contatto con le armi dei personaggi principali, viene in qualche maniera a contatto con l'anima legata a questa prigione, e teoricamente ne viene sopraffatto. In questo caso, cibandosi il Motron delle anime, finché il Motron sta a contatto con questo teschio prigione, può usufruire dell'anima in esso contenuto, senza venirne posseduto, perché il corpo del Motron è un corpo meccanico, non può essere posseduto dall'anima. Ma l'anima può essere usata come carburante per il Motron. E in qualche maniera mi piace pensare che tutta la roba che ha sopra il teschio, quelle che sembrano delle corde, non siano altro che dei cavi con cui il Motron stesso ha sa non saldato, o magari sì, ma tiene comunque saldo a sé il teschio, in maniera tale che il contatto tra sé e la prigione sia costante, in maniera tale che questo Motron non può morire, perché l'anima all'interno del teschio è immortale. Non può essere eliminata se non eliminando il teschio. Ed eliminare una prigione è una cosa che possono fare solo le divinità. Quindi potenzialmente questo Motron, tenendosi stretto la sua prigione, si è fondamentalmente guadagnato l'immortalità.
Allora, ovviamente l'anima in questione era possibilmente di un, magari di un troll o di un gigante non troppo grande, data la dimensione del teschio, ed era un'anima legata alla natura gialla. Ora ci arriviamo. La natura gialla, vi leggo la definizione. Spinnengier. Sì, credo di sì, ma dovuta, cioè, nel senso, ispirata a cosa? Spinnengier. Io intanto dall'olandese, che vuol dire? Ragno avvoltoio. Ci può stare. Ci può stare. Vi leggo cosa fa la magia gialla in maniera tale da capire quali sono le capacità di questo ragno e in parte potremmo decidere anche della sua progenie. La magia del colore giallo governa la mutazione e il cambiamento, ed è la magia più imprevedibile e sorprendente di tutte. Un vero asso nella manica per il gruppo. Il giallo ha il vizietto di cambiare le carte in tavola, modificando tiri, azioni già avvenute, sensazioni e forme. Può modificare la materia, trasmutando il legno in sabbia, l'aria in acqua. È un nemico in pietra. Può convincere chiunque della propria innocenza, cambiando ricordi del passato e del presente. Ha il controllo sui cinque sensi e può persino far sì che alcune cose non siano mai successe. In battaglia è un vero portento, potendo modificare la sua velocità di movimento, la forma del suo corpo, arrivando perfino a liquefarsi oppure a sdoppiarsi per attaccare insieme a un clone identico a sé. Persino nell'equipaggiamento. Ma le possibilità del giallo non terminano qui. Egli può incantare gli oggetti, trasformarsi in qualunque essere desideri e persino donare la propria fortuna ai compagni per riuscire insieme a superare sfide davvero impossibili. Gli aiutanti che il mago giallo può richiamare sono piccoli simulacri simili al mago. È capace di usare la magia. I simulacri noi non li metteremo in mezzo stasera perché diventa un casino. Comunque, i poteri del giallo sono questi. I poteri del giallo sono. Non ci sono svantaggi, ci sono solo vantaggi nell'usare la magia gialla. Cioè, non. Le magie in genere non hanno. Le nature di anima e sangue non hanno svantaggi. Ogni natura governa un ambito. C'è la natura bianca che è protesa alla cura, la natura nera che è protesa alla morte, la natura acciaio è protesa al potenziamento di se stessi e degli altri, la natura rossa è quella che fa danni, è quella legata al fuoco, quella verde è quella legata alla natura, quella blu è quella legata alla mente, quindi leggere nel pensiero, fermare la parola di qualcuno, eccetera. Quella gialla invece è legata ai sensi, è legata alla trasmutazione, è legata appunto al poter modificare la materia e se stessi. Per adesso mettiamo via il manuale. Quindi l'anima che questo Motron sta utilizzando è un'anima legata alla natura gialla, il che gli dà capacità da natura gialla. Ora abbiamo tutti gli elementi e abbiamo più o meno capito chi sono i
protagonisti della nostra storia. Adesso dobbiamo intanto stabilire dove ci troviamo. Vediamo se la mappa è ancora visibile. Sì, la mappa di Verdemare è ancora ben visibile. Io la rimpicciolisco, so che voi non leggerete niente, ma è giusto per farvi capire quanto è grande la mappa. E io andrei con una discreta sicurezza in un posto dove la nebbia è all'ordine del giorno, dove la nebbia si unisce alle nuvole, ovvero qui. Ora zoom. In quelli che anche nella mappa sono identificati come un luogo avvolto nelle nubi. Sono l'unico luogo di Verdemare che è coperto costantemente da nebbia e nuvole, ovvero i Picchi Aguzzi. Sono le montagne più alte di Verdemare, o tra le più alte di Verdemare. Luogo molto poco abitato, se non da la razza che diede origine alle cappenere, chiamata Snigobè, ma allo stato attuale, pressoché attuale intendo nel presente della campagna, pressoché disabitato. Ora, dato che sono già presenti i Motron all'interno dell'ambientazione, questa storia sarà piuttosto recente, non esattamente nel presente, ma una trentina di anni prima dei fatti che si sono svolti durante la prima parte della campagna. A che altezza, in che senso? Come proprio altezza di montagna? Questo possiamo deciderlo noi, nel senso che non. I picchi aguzzi sono molto alti. No, tu pensa, vampiro, che i Picchi Aguzzi sono più o meno il K2 del mondo di Verdemare. Quindi 8.000? Ma ovviamente noi possiamo ambientare la storia a qualsiasi altezza tra gli 0 e gli 8.500. Dico, per essere precisi, non abbiamo deciso. L'altezza massima siamo più o meno sugli 8.500, quanto il K2 o l'Everest, che non so esattamente se sono 8.500, ma più o meno siamo lì.
la mappa la mettiamo via e ci concentriamo sull'immagine. Io direi che non siamo comunque all'altezza massima. Facciamo a metà, siamo a circa 4.000 metri. Siamo circa 4.000 metri. E il nostro cavaliere potrebbe a questo punto. Intanto dobbiamo decidere di che razza è il nostro cavaliere. Allora, le parole che hanno reso possibili queste rovine sono state fondamentalmente Colosseo. Io ripeto le parole. Sono state Brughiera Nebbiosa, Ragno Meccanico, Cavaliere Decaduto, Colosseo, Sedia a Dondolo, Verde, Sottosuolo e Teschio Ingiallito. Abbiamo trovato una coerenza nell'immagine con tutte le parole tranne sottosuolo e sedia a dondolo. Mentre noi stavamo decidendo, avevamo capito che eravamo all'interno di questa arena, che era un'arena probabilmente abbandonata, per cui parte delle colonne sono ancora visibili. Tutto il resto è stato soppiantato da piante, erba, alberi e appunto magari anche questi esseri. Ora, come ogni storia che noi raccontiamo di Verdemare, è probabile che tutto giri attorno a un artefatto magico. E perché no? Magari proprio il teschio ingiallito che dà questi poteri incredibili al ragno. Prima decideva il personaggio, poi la funzione dell'arena. Allora, il personaggio potrebbe avere due diramazioni possibili. Nonostante l'obiettivo di questo personaggio sia chiaramente entrare in possesso di un artefatto, ora decidiamo se l'artefatto è uno o proprio il teschio. Allora, le possibilità sono 2/3. Una possibilità è che il personaggio sia un membro del popolo oscuro, quindi un orco, un elfo corrotto, un elfo dei ghiacci, un goblin, un troll, un qualsiasi membro del popolo che effettivamente vive in queste terre. E che magari vuole recuperare la reliquia per diventare il condottiero. Ricordiamo che esiste questa mega figura del condottiero, che non è altro che un essere vivente del popolo oscuro che, secondo la leggenda, è di assoluta leggenda si tratta, nel senso che poi noi sappiamo che in realtà non esiste. Il condottiero, ma è una diceria messa in giro dagli elfi dei ghiacci. Aspettate, perché ho altre due proposte, secondo me altrettanto belle. Quindi, in realtà potrebbe viverci chiunque, nel senso che non ci vive nessuno. Cioè, chiunque noi scegliamo sia questo cavaliere decaduto, non vive là, non dovrebbe stare là, è là solo per assolvere al suo scopo. Però, l'idea è,
O è un elfo dei ghiacci, ok? Elfo dei ghiacci mi piace. O è un elfo dei ghiacci, e a quel punto quell'elmo potrebbe essere un elmo di vero cristallo, data la sua forma particolare, la sua l'effetto metallizzato che ha, mi piace, ok? Che vuole recuperare il teschio per diventare lui il condottiero e guidare il popolo oscuro nella prima grande guerra contro il popolo dei Pellebianca. Sì, vampiro, tendenzialmente quella è una testa. Però siccome il prompt era Cavaliere Oscuro, Cavaliere Decaduto, scusate. L'intelligenza artificiale gli ha fatto l'elmo, gli ha fatto la testa color dell'elmo. Quindi lo diamo per buono che sia un elmo. Quindi questa è la possibilità 1. Elfo dei ghiacci. Magari nel termine decaduto potremmo identificare un elfo dei ghiacci bandito dal suo regno proprio perché credeva fin troppo alla leggenda del condottiero, era fissato con la leggenda del condottiero, un po' come un elfa dei ghiacci di nostra conoscenza, ovvero Enil. Buttato via, cacciato dalla sua razza. E che fa di tutto per avvalorare la sua tesi. E quindi magari vuole conquistare questa reliquia proprio per usarla e diventare il condottiero. Tra virgolette, questa cosa avrebbe senso all'interno della storia perché ancora nel momento in cui si svolgono i fatti che stiamo raccontando, non si sono risvegliati Fafu, Terezi e Vidra. Quindi questa potrebbe essere una delle poche, se non l'unica, reliquia attualmente in giro e conosciuta di Verdemare. Le armi di Fafu, Terezi e Vidra non si sono ancora risvegliate e quindi potrebbero non essere in mano di questo cavaliere decaduto. E questa è la possibilità 1. La possibilità 2 è che questo cavaliere decaduto sia un essere umano. Sia non solo un essere umano, ma sia un essere umano in grado, come già abbiamo visto essere in grado rarissimi esseri umani, solo uno l'abbiamo conosciuto in tutta la storia di Verdemare, essere in grado di resistere alla forza delle prigioni. Che vuol dire? È esistito un essere umano che si faceva chiamare Maestro circa 300 anni prima, 200 anni prima degli avvenimenti che stiamo raccontando. È esistito questo essere umano maestro in grado di entrare a contatto con le prigioni senza venirne posseduto, ma riuscendo in qualche maniera a imbracciarne il potere. Questo essere umano, il maestro, ha sconfitto il gruppo. Magari no. Ha sconfitto il gruppo del viaggiatore. Il gruppo del viaggiatore, ricordiamo che è un gruppo di easter egg incredibili, perché era un gruppo formato da 5 anime imprigionate. Una era il viaggiatore e gli altri 4 erano i protagonisti dei libri miei di Federica, di Gabriella e di Deborah, che hanno fatto il loro cameo come compagni del viaggiatore, ma era stato detto immediatamente che erano stati sconfitti dal maestro e che quindi scomparsi dal mondo di Verdemare.
Tra l'altro si era anche detto, e Neil aveva detto, che non solo Neil, ma anche altri personaggi avevano fatto intuire che in qualche maniera il maestro costituisse ancora un pericolo per gli spiriti. Questo non è mai stato specificato come, potremmo anche deciderlo stasera. Ovvero, sono passati 200 anni dalla prima apparizione del maestro. Nel caso in cui decidessimo che questo nostro protagonista è effettivamente un essere umano, potrebbe essere o un discendente del maestro, che quindi nel DNA ha le stesse capacità del suo antenato, quella di resistere alla forza delle prigioni, e quindi è stato inviato proprio per rubare una reliquia in grado di potenziare ancora di più il popolo degli esseri umani, oppure decidere che non è un antenato, ma che è il maestro stesso, che grazie alla forza delle reliquie che ha conquistato nel tempo, ne ha almeno quattro che noi sappiamo, è stato in grado di ottenere una vita più lunga, un po' come l'anello del Signore degli Anelli dona una vita lunga a Gollum, a Bilbo e poi a Frodo. Quindi, la scelta che ci tocca fare prima di iniziare a ragionare su tutta la storia è: il Cavaliere Decaduto è un elfo dei ghiacci? Il Cavaliere Decaduto è il maestro che sta cercando di per l'ennesima volta conquistare una reliquia e diventare quindi ancora più potente? O il Cavaliere Decaduto è una pronipote del maestro inviato proprio in virtù delle sue capacità a conquistare e rubare una reliquia? Sono secondo me tre possibilità tutte valide e tutte molto interessanti per la lore del mondo degli Anime Sangue e dell'Era del Risveglio nello specifico, perché nel primo caso in cui decidessimo che il protagonista è un elfo dei ghiacci, sarebbe il secondo elfo dei ghiacci a credere nell'esistenza del condottiero. È il primo, oltre a Enil, elfo dei ghiacci che vediamo combattere a tutti gli effetti. Però è il primo elfo dei ghiacci che combatte come elfo dei ghiacci. Nel senso che Enil è un elfo dei ghiacci cresciuta dagli orchi e quindi ha la capacità di combattere proprio perché è stata cresciuta e addestrata dagli orchi. È vero, Scientist, anch'io vedo il maestro come figura un po' più dignitosa, perdonate il termine, di un cavaliere decaduto, ma potrei anche vederla, e te la passo, nonostante io sia d'accordo, te la pongo in un'altra maniera ancora, per renderla coerente con il termine di cavaliere decaduto, ti dico, e se il maestro avesse assorbito l'energia delle reliquie in suo possesso e abbia capito che questa energia stia finendo, e quindi, in quanto cavaliere decaduto, perché non ha più la forza che aveva un tempo, parte alla ricerca di una nuova reliquia che possa garantirgli potere ancora per un po' di tempo? Così è un po' più interessante, nonostante io sia d'accordo con o
o l'elfo dei ghiacci o il pronipote. Però per rendere anche la seconda opzione appetibile, me la pongo così. È il maestro ormai in preda alla necessità di avere il potere, perché sono 200 anni che per un essere umano sono un'infinità, che vive in possesso di oggetti che gli danno potere, ora non ce li ha più o questi oggetti stanno perdendo il loro potere e decide di partire finché le forze lo accompagnano per conquistare ulteriore potere. Poi lascio a voi la scelta. Diciamo che io ve le devo dare tutte le possibilità. Però aspettiamo anche che torni vampiro, vediamo quanto tempo passa. Ma almeno lo coinvolgiamo nella scelta. Ma voi due, Scientist e Omerion, che ne pensate? Quale delle tre possibilità vi stuzzica di più? Perché l'elfo dei ghiacci, avevo capito che comunque stuzzicava l'idea di qualcuno. Scientist aveva dato la sua preferenza per la pronipote, per la pronipote, ancora non lo sappiamo, del maestro, però prima che io impupassi la storia del maestro un po' più coerentemente con la figura del cavaliere decaduto, Umerion non si era esposto come preferenza. Ok, a Umerion piace l'idea dell'elfo dei ghiacci. Questo cavaliere decaduto non è direttamente il maestro, se non un suo discepolo, meglio ancora un avatar. Allora, l'unico problema di questa quarta opzione è che le capacità che ha il maestro sono abbastanza peculiari da non poter essere insegnate. E per essere un avatar devi essere un bel po' più potente, cioè gli avatar li hanno le divinità. Quindi l'idea è molto bella. Se non avessimo dei vincoli da parte del world building, fosse una storia a sé, una storia che ci stiamo inventando completamente da zero, l'idea di un discepolo o di un avatar sarebbero molto interessanti da sviscerare, ma nella storia in sé, tra l'altro, io non ho ancora deciso a livello pratico se far tornare in scena il maestro o un suo antenato o un suo pronipote o qualsiasi altra cosa. Mi ero lasciato questo alone di mistero attorno alla figura del maestro proprio perché non si sa mai nella vita, lo posso tirare fuori dal cappello quando mi pare, ma non avrà discepoli nel senso stretto del termine, né avatar, purtroppo. Allora, mi sa che siamo attualmente pari, nel senso che tu voti per il la pronipote, ok, e un Merion per l'elfo dei ghiacci. Ora, per me vanno bene entrambe le risposte. Aspettiamo Vampiro Cyborg, nel frattempo parliamo d'altro, così non stiamo bloccati su una cosa. Aspettiamo il ritorno di Vampiro Cyborg e magari facciamo. Vediamo se lui protende per una o per l'altra parte e decidiamo in questa maniera. Comunque, all'atto pratico cambia il background del personaggio, ma non cambia la scena che stiamo andando a raccontare.
perché comunque pronipote dei ghiacci. E lì c'è un'altra difficoltà, perché gli elfi dei ghiacci sono immortali, quindi possono avere n.000, fino a 20.000 anni, per quanto ne sappiamo, che è la data in cui apparvero gli elfi dei ghiacci sul Verdemare. Quindi sicuramente avranno nipoti, pronipoti, pronipoti, quanti pro volete. Però ne scegliamo una. O è un elfo dei ghiacci o è un discendente del maestro. Ma chiunque esso sia, o essa sia, non abbiamo neanche deciso il sesso di questo cavaliere. Perché è là, lo abbiamo capito. Dobbiamo ancora inserire due elementi. Questi elfi sono immortali solo per vecchiaia o non possono... No, possono essere uccisi. Sono mortali. Sono immortali nel senso che non muoiono di vecchiaia, ma sono perfettamente uccidibili in tutte le altre maniere. Ed è proprio per questa loro caratteristica peculiare che hanno sempre deciso di non combattere guerre, se non quelle che li vedevano attaccati in prima persona. Perché il loro modo di ragionare è sempre stato: ma se l'unico modo che ho io per morire è andare in guerra, ma chi me lo fa fare di andare in guerra? Piuttosto sto per i fatti miei, aspetto che la guerra finisca, tanto io sono immortale, poi eventualmente faccio alleanze con chi vince o semplicemente costruisco il mio regno sulle ceneri di ciò che resta. No, infatti, immortale non equivale a invulnerabile, assolutamente. Il cadavere di un elfo dei ghiacci è una cosa prelibata per tutti. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Vampiro, intanto bentornato. Hai da compiere una scelta. La scelta 1 l'avevi già sentita prima, ovvero il nostro cavaliere è un elfo dei ghiacci rinnegato, eccetera, eccetera. La scelta 2 è legata alla figura. Una l'abbiamo già scartata. Una l'abbiamo già scartata, ma ci sono Scientist che protende per una scelta, un Marion che protende per un'altra scelta, quindi tu sarai l'ago della bilancia. La prima l'abbiamo già vista. La seconda rimasta in gioco è l'identità del nostro cavaliere. Ok, ora vediamo se il vampiro è d'accordo, Scientist. L'identità del nostro cavaliere potrebbe essere un discendente di un essere umano, il maestro, in grado di resistere alle capacità delle reliquie e quindi di non farsi possedere dalle reliquie, ma di poterne usare il loro potere. Compiere questi gesti sono pochissimi esseri umani. Nella realtà dei fatti ne abbiamo conosciuto soltanto uno, il maestro, che è quello che ha sconfitto il gruppo del viaggiatore. E questo potrebbe essere un suo discendente, che ha quindi acquisito la stessa capacità del Trisavolo. E che adesso sta andando a catturare la reliquia sacra del Teschio ingiallito. Mentre Vampiro decide quale di queste opzioni vuole spalleggiare,
Io mi allontano 30 secondi perché devo prendermi obbligatoriamente dell'acqua perché mi sta facendo male la gola e vorrei arrivare alla fine della live con la voce ancora sana. Ce l'ho di là un secondo e arrivo. Rieccoci. Mi spiace che ci sia casino nel tuo condominio. Ragazzi, ieri qua nel condominio da me è successo di tutto. Sono venute ambulanze, vigili del fuoco. Purtroppo un condomino non ha passato vivo la notte. Ma per entrare a casa di questo tizio che si era sentito male hanno dovuto sfondare il balcone perché si era chiuso nella porta blindata e viveva solo, quindi era un macello. Un delirio, ragazzi, un delirio. Quella precedente, allora, la prima era l'elfo dei ghiacci. Quindi ho un elfo dei ghiacci che vuole conquistare la reliquia per diventare il condottiero. Che guiderà il popolo oscuro contro il popolo dei Pelle Bianca, o un Pelle Bianca, nella fattispecie un pronipote del maestro, che vuole conquistare la reliquia per rendere il popolo dei Pelle Bianca, nonché la razza umana, ancora più potente e quindi difficilmente attaccabile dal condottiero del popolo oscuro. Quindi fondamentalmente. O il popolo oscuro che vuole fortificarsi per attaccare il Pelle Bianca o viceversa. Mentre il vampiro cyborg dà la sua preferenza, cerchiamo di capire effettivamente due delle parole mancanti, come possiamo inserirle in maniera coerente. E sono sottosuolo e sedia a dondolo. Sono incuriosito da come secondo voi potremmo inserire l'idea di sedia a dondolo. Mentre io mi devo segnare alcuni termini perché poi, diventando tutto ciò canonico nel nostro mondo, io alcuni termini come Spinninger dovrò usarlo durante la campagna. E quindi. Ok, l'opzione tetra quindi è l'elfo dei ghiacci che vuole fare i favori del popolo oscuro. Ok. Nel senso, per me sono tetre entrambe, perché una va a favore del popolo oscuro, ma quindi a favore dei protagonisti, e un'altra potrebbe essere intesa come tetra, nel senso che va a sfavore dei nostri protagonisti.
Spinning Gear. Sì, assolutamente. Infatti mi piace per questo. Ci sta, ci sta. Tra l'altro, all'interno del mondo di Verdemare esistono alcuni Motron specifici a forma di animale che hanno delle funzioni ben specifiche. Tipo, ve lo spoilero, esiste il Motron squalo, che essendo effettivamente un enorme squalo gigante, tutto di metallo, vive in acqua, ma è in grado di ospitare al suo interno degli esseri viventi. Per cui è una sorta di sottomarino a forma di squalo. Tipo sottomarino, esatto, è effettivamente usato come sottomarino. Ed è anche questo in possesso degli esseri umani. Come la maggior parte dei Motron di Verdemare, sono stati già nel presente conquistati quasi tutti dagli esseri umani. Perché durante una fase specifica della storia di Verdemare, gli esseri umani hanno, che si chiama appunto Guerra delle Anime, gli esseri umani hanno costruito e raccolto delle vere e proprie batterie che vanno ad anime, con cui riescono a accendere, manovrare e governare i Motron. Quindi tutta questa storia è vampiro ha scelto per l'essere umano, pronipote del maestro, tutta questa storia potrebbe raccontare come gli esseri umani sono entrati a questo punto non in possesso della reliquia, ma, e vi racconto la fine di questa storia, ma poi la raccontiamo tutta. Il nostro cavaliere decaduto, non riuscendo a sconfiggere il Motron, nel senso di non riuscendo a togliere il teschio dal Motron, decide di sottometterlo e quindi questo Motron, questo Spinning Gear, nel presente di Verdemare e della campagna è sotto il controllo degli esseri umani. Ciao Chiara, benvenuta. Com'è andata la live? Che avete fatto di bello? Grazie per il raid. Noi qua oggi stiamo creando una storia a partire da questa immagine creata dall'intelligenza artificiale. Abbiamo dato. Abbiamo dato all'intelligenza artificiale una serie di prompt casuali, ci siamo fatti generare un'immagine e su questa stiamo costruendo una storia che va ad ampliare la lore e il world building della nostra campagna GDR. E qui abbiamo un nostro utente che si chiama Vampiro ed è arrivato insieme al raid un Vampire Hunter. Quindi un cacciatore di vampiri. Tra l'altro, Vampire Hunter, no, non so perché, ma risveglia dei ricordi di qualche anime. Di quando ero ragazzino, non so se qualcuno di voi ha visto Helsing. Quindi è un nome che
mi stuzzica qualche ricordo della mia gioventù. Esatto. Poi magari in realtà con Helsing non c'entra assolutamente nulla la scelta di Vampire Hunter, comunque Vampire Hunter benvenuto o benvenuta, a seconda di quale siano i tuoi pronomi preferiti. Quindi, stavamo dicendo, per chi fosse arrivato in questo momento, facciamo un breve recap, anche perché non abbiamo raccontato chissà quanto della storia, perché ci siamo focalizzati molto sui personaggi. Abbiamo le parole suggerite all'intelligenza artificiale erano brughiera nebbiosa, ragno meccanico, cavaliere decaduto, colosseo, verde, teschio ingiallito. E questi sono tutti elementi che grosso modo sono tutti presenti all'interno dell'immagine. E poi ci sono due parole che l'intelligenza artificiale ha ignorato, che sono sottosuolo e sedia a dondolo. La storia che abbiamo per adesso raccontato è di questo guerriero umano, di questo cavaliere decaduto, che sta viaggiando in un territorio assolutamente a lui nemico, perché è in pieno territorio del popolo oscuro, alla ricerca della reliquia del teschio, questo teschio giallo, che è ingiallito proprio perché è permeato dell'energia magica gialla legata alla manipolazione dei sensi. Questo teschio al momento è sotto il... Ti sei spiegato diverse cose? Vampire Hunter D, Castlevania Play della mitologia. Oh, ok, perfetto, perfetto. Ci sta. Vampire Hunter D, tra l'altro, non mi è nuovo. Vampire Hunter D. Lo cerco giusto per... Credo di averlo visto, di aver visto il manga da qualche parte, in fumetteria o nelle fiere. Però non riconosco lo stile, quindi non mi pare di averlo letto, non mi pare proprio. Blade assolutamente sì, Castlevania, non ho giocato tutti i capitoli, ma... Devo dire che tutto sommato qualcosa del povero Alucard me la ricordo. Ma in realtà il sottosuolo è ancora facilmente inseribile. Ora dobbiamo capire come inserire coerentemente questa sedia a dondolo. Secondo me il sottosuolo lo troviamo un modo. Sì, possiamo decidere che il ragno sia effettivamente emerso dal sottosuolo, che là dove era la sua tana, e che questo combattimento sia iniziato nel sottosuolo, e che noi stiamo vedendo soltanto la parte finale del combattimento, che è questa guerra, mi raccomando, soltanto metaforica. Come ho detto, quella che noi vediamo potrebbe essere la parte finale, in cui il cavaliere è già molto stanco. Anche il Motron ha dato tantissimo. E il cavaliere è stato così furbo da portare il combattimento all'esterno, dove il Motron non ha vantaggi,
mentre magari nel sottosuolo, per una questione di spazio, movimento, luogo meglio conosciuto, il Motron aveva troppo vantaggio in combattimento e quindi il cavaliere è stato abbastanza furbo da portarlo all'esterno e noi stiamo vedendo le fasi finali di questa lotta che vedranno comunque il cavaliere tornare vincitore a casa a comando del Motron. In realtà non lo so perché dia fastidio. Io non lo vedo con gli asterischi, Dondolo. Non so. Voi vedete la parola scritta da scientist con gli asterischi? Sì, vampiro. Il Motron sembra anche non avere neanche tutte le zampe. Ma infatti, Scientist, noi non lo vediamo con gli asterischi. Perché? Non so perché tu lo veda con gli asterischi. Vabbè. Lasciamo stare questi asterischi, tanto non sono importanti. Magari sai che forse non è tanto la parola dondolo quanto la parola dolo che ha un significato prettamente negativo in italiano e quindi magari ma mi sembra eccessivo. Insomma, il Motron è messo molto male dal punto di vista del combattimento. Perché avrebbe dovuto prenderlo da solo? In che senso? Perché il cavaliere avrebbe dovuto viaggiare da solo? Le opzioni sono due. O era parte di una prova di valore. Ah, perché ha preso la parola? No, ma lo fa spesso. Capita che Twitch in qualche maniera censuri anche le parole se sono contenute all'interno di una parola più lunga. Capita. Perché ci sono i furboni che cercano di inserire parole non belle. Semplicemente mettendo alcune lettere prima e alcune lettere dopo, e Twitch le identifica e le censura lo stesso. Boh, ogni tanto capita che abbia queste cose strane Twitch, però in questo momento credo che li veda solo tu gli asterischi, quindi io non li vedo né da OBS né da Twitch stesso, quindi boh. Non ce ne preoccupiamo. Piuttosto, andiamo avanti con la storia. Abbiamo detto che il combattimento è iniziato nel sottosuolo, magari nelle caverne che portano dalla base dei picchiaguzzi verso la cima, e che in maniera molto epica, del tutto casuale, ma figa, il cavaliere decaduto sia riuscito a portare il combattimento all'esterno, fuoriuscendo dal sottosuolo proprio all'interno di un'antica arena ormai abbandonata e conquistata anch'essa dalla natura, da questa brughiera nebbiosa,
E quindi questo scontro si concluderà in un luogo proprio adatto al combattimento, quindi un'arena vera e propria. Adesso, ragazzi, dobbiamo concentrarci e trovare un modo di inserire in maniera coerente, non per forza epica, ma che sia coerente una serie a dondolo. Sì, il cavaliere può avere questa doppia lettura. Potrebbe essere stanco e quindi assumere quella posizione per riposare, per prendere fiato. Oppure in effetti potrebbe essere in un momento in cui sta per lanciarsi nel suo attacco finale. Perché no? Questa duplice valenza di questa posizione mi piace. Però questa sedia a dondolo, ragazzi, ce la dobbiamo tirare fuori da qualche parte. Vediamo come possiamo inserirla all'interno del nostro racconto. Dovrò tirare le orecchie ad Alessandra per aver inserito una parola così strana. Che poi, tra l'altro, abbiamo avuto a che fare con parole molto più strane. Ma il nostro è un essere umano. Tanto razza che noi abbiamo visto pochissimo, quasi niente, ancora nella nostra campagna. Dovrò rimproverare Ale Muffin. Se ci sei, Ale, sappi che riceverai un rimprovero per questa parola non tanto strana, ma che ci sta mettendo in difficoltà. E tra l'altro non è capitato spesso di essere in difficoltà per l'utilizzo di una parola. In genere anche le parole che l'intelligenza artificiale non trova il modo di inserire, noi riusciamo a incastrarle sempre molto bene. Mica, ma sedia a dondolo, no? Non è facile. Vampiro Cyborg dice: secondo me una sedia d'ondolo potrebbe essere un artefatto, un accessorio che gli dà un vantaggio in battaglia. Anche se così, sì, probabilmente si è addormentata, secondo me pure. Ma nel caso in cui esista il karma, si sveglierà esattamente in questo momento e ascolterà le mie parole. Allora, vediamo se io un'idea folle ce l'ho, ma intanto vediamo quello che dice Scientist. Vediamo, perché dalla proposta di vampiro io un'idea folle l'ho avuta. Ma è proprio folle. Ma aspetto la proposta di Scientist per enunciarla. Non voglio. Ok, completamente diverso da quello che stavo pensando io. Quindi la serie a dondolo. Sta sotto il teschio, quindi. È
È la parte meccanica del Motron che sostiene e sorregge il teschio. E io invece ve la butto là e vi do questa folle idea. E se la sedia a dondolo, intanto partiamo dal principio che la sedia a dondolo in entrambi i casi. No, è la struttura. Sì. Era un non rafforzativo, non era un non negazione. Cioè, se non fosse altro che, questo intendeva dire Scientist. E se la sedia a dondolo non fosse che la struttura che sostiene. Sì. Era, vabbè. Il senso si era capito. Anch'io avevo avuto l'idea della sedia a dondolo di metallo, ma se il cavaliere è decaduto per rendere onore al suo antenato, avesse usato la sedia a dondolo di metallo, perché era una sedia di metallo, perché nel mondo degli esseri umani il regno degli esseri umani è un regno molto steampunk, è un regno che si basa molto sul metallo. Se avesse usato la sedia a dondolo dove gli venivano raccontate le vicende del suo antenato, magari dal nonno, dallo zio, dal papà. Classica scena da papà Castoro che ti racconta la storia dell'eroe, del bisnonno eroe che decimò i cattivi venuti dal popolo oscuro. Se avesse usato quella sedia a dondolo per portare con sé in qualche maniera il suo antenato per costruirsi l'armatura? È folle. Mi rendo conto. Abbia usato i pezzi della vecchia sedia a dondolo per costruirsi i pezzi dell'armatura. Però c'era questa vecchia sedia a dondolo legata al ricordo del suo antenato e lui ne ha usato gli scarti. Magari l'ha recuperata dalla vecchia casa paterna, una vecchia sedia a dondolo che era in disuso, non era più usata, era distrutta. E lui ne ha usato gli scarti per costruirsi l'armatura con cui rendere onore al suo antenato. Che ne dite? È una follia che regge? Secondo me sì, però voglio il vostro parere. Sì, infatti le due idee non erano troppo dissimili. Erano applicate a personaggi diversi, ma non erano troppo dissimili. Adesso l'ultima cosa che resta da fare, perché siamo in addirittura d'arrivo per la live, e mi rendo conto che avremmo dovuto farlo prima probabilmente, ma ci divertiremo a farlo adesso, è trovare un nome al nostro cavaliere. Perché abbiamo il nome della creatura, lo Spinningir, ci toccherà trovare un nome da umano al nostro
cavaliere decaduto, che a quel punto è un cavaliere che sarà a controllo del Modron, e se è tutto questo avviene una ventina d'anni prima della nostra campagna, potrebbe essere perfettamente ancora vivo e in grado di interagire con i personaggi come PNG nemico. Questo sarebbe una bella figata. E quindi dobbiamo decidere un nome per questo PNG. Il vampiro dice: come i cannibali chiedono di acquisire la forza di chi si divorano, così lui è usato quasi lo stesso principio con la protezione e la struttura tanto cara al Nine. Esattamente, esattamente. Per lui è stato come portare il ricordo del suo antenato con sé. E in quanto ricordo anche la sua forza. Esattamente. Allora, lui o lei? Secondo me sarebbe fighissimo fosse una lei. Noi non l'abbiamo deciso, però secondo me lei sarebbe una figata incredibile. A me piacciono i PNG, o comunque i personaggi forti di sesso femminile, fatti bene, e non come Peach di Super Mario, del film di Super Mario. Dissing. Gratuito. Quindi nome femminile per questa, per questo cavaliere decaduto donna, che non so se cavaliere ha una declinazione femminile, ma Mizzi, da dove deriva? A me piace, ma da dove, giusto per sapere da dove eventualmente derivi il nome. Ok, per me è, se anche Scientist approva, per me è approvato 100%. Abbiamo i nomi, abbiamo i ruoli, abbiamo il combattimento, abbiamo la storia, abbiamo l'artefatto magico da conquistare e che viene conquistato. E abbiamo appena creato un bel nemico da sguinzagliare dal reparto esseri umani durante la seconda parte della campagna dell'Era del Risveglio, che massimo fine maggio, inizi giugno dovrebbe avere il suo inizio. Anagramma di 6. No, no, che allora. Sullo stesso andazzo preferisco Mizzi, che comunque l'idea era più o meno la stessa, avere a che fare con la sedia e col dondolo. Ragazzi, allora, siamo a 2 orette di live. La storia, secondo me, l'abbiamo raccontata e mi piace. Mi piace parecchio quello che abbiamo raccontato stasera. È uscito fuori sono usciti fuori entrambi due personaggi molto belli, perché anche il Motron ha la sua dignità e diventeranno un unico grande personaggio, perché quando i nostri PG lo incontreranno sarà il cavaliere a cavallo dello Spinning Gear. Combatteranno come un'unica entità, quindi
Questa cosa me la devo studiare. Mi sto già immaginando lo scontro. E non so se voi riuscite a immaginare lo scontro con un nemico che può trasformarsi in qualsiasi cosa, può farti immaginare voci, suoni, odori, gusti, perché la magia gialla può sovvertire i cinque sensi. No, Mizzi ha le stesse capacità che aveva il suo antenato, quindi è in grado di non sottostare alle prigioni, ma di usarne il potere senza esserne posseduta. Quindi avrà il pieno controllo del Motron. È proprio così che sconfigge il Motron. Entrando in contatto con il teschio e riuscendo a governarne il potere. E quindi, in qualche maniera, quando all'esterno. Ecco, raccontiamo la scena finale di questo combattimento. Fino a quando erano all'interno del sottosuolo, Mizzi non aveva modo di entrare facilmente in contatto col teschio perché il ragno si muoveva in maniera tale da tenerla sempre a distanza. Una volta portato invece lo scontro all'esterno, in quest'attimo, come detto poco fa, Vampiro, Mizzi si sta preparando a compiere un balzo in avanti. Questo balzo in avanti è in alto, nello specifico, servirà proprio a salire in groppa al ragno, che avrà difficoltà motorie in quanto durante lo scontro ha perso almeno una zampa. Entrando in contatto, quindi a cavallo del Motron, il suo potere è quello di assorbire l'anima all'interno contenuta all'interno delle prigioni e usarne il potere. Questo crea un momentaneo distacco dell'anima dal Motron. E nel momento in cui le tre entità si allineano, cavaliere, anima e Motron, il Motron è completamente sotto il controllo del cavaliere di Mizzi. Confermato sopra, non dentro. Magari potrebbe anche avere una forma alternativa, nel senso che mi piace l'idea di Mizzi che cavalca il ragno e che in un momento di difficoltà, seconda fase del boss, Mizzi entra dentro il ragno. No, fondersi per metà no, perché cioè, l'essere umano secondo me deve restare essere umano. Però appunto che possa diventare mezzo di trasporto come seconda fase da boss, perché no? Perché no? Mi piace. Detto questo, ragazzi, secondo me ci siamo portati a casa un signor racconto e non vedo l'ora di poter sguinzagliare Mizzi e lo Spinninger addosso ai PG durante la seconda campagna dell'Era del Risveglio. Io tornerei alla schermata iniziale per i saluti finali. Ringrazio tutti quelli che ci sono stati. Ringrazio ancora Chiara per il ride. Grazie mille a tutti per avermi fatto compagnia e per aver contribuito alla creazione dell'ennesimo personaggio, l'ennesima storia che però questa volta andrà in qualche maniera a non solo ad ampliare il world building dell'Era del Risveglio, ma anche a contribuire alla campagna. Perché abbiamo appena creato un boss. Ragazzi, sappiate, abbiamo appena creato un boss della campagna. E perché no? Potremmo avere anche creato
qui lo dico e qui lo nego perché questo dettaglio non l'ho ancora scritto, potremmo aver appena creato il boss della seconda campagna. Perché è ovvio che la seconda campagna non concluderà la storia dell'Era del Risveglio, ce ne saranno almeno tre in tutto. Era pensata in tre parti. Quindi il boss di fine sessione 2, di fine campagna 2 potrebbe essere proprio Mizi. Chi lo sa? In che senso hai un personaggio pronto sperando si prenda una buona posa? In che senso? Hai già un'idea per una parola da suggerire? Nel caso in cui tutto il mix di idee si adatti a un personaggio che hai in mente, ce lo spari. Non ho capito. Vabbè, lo capiremo. Comunque, io vi do appuntamento alla prossima settimana. Non ci sarà la live del lunedì perché, come già detto, è l'1 maggio. Sarò fuori città fino a molto tardi. Potrei rientrare in tempo per fare live, ma. Quello dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere perché tu darai la tua parola, ma si unirà a tutte le altre che daranno gli altri, quindi vedremo se potrà essere effettivamente adattabile alla tua idea. Nel caso in cui lo sia, avrai modo di dare dei suggerimenti che verranno presi esattamente come tutti quelli degli altri. Cioè, nel senso, come sempre, faremo un mix dei prompt e delle idee di tutti. Lunedì non ci sarà live. Martedì ci sarà Federica che amplierà l'utilizzo del mazzo di carte Intuito. Mercoledì, live dai ragazzi di Time to Dice, si torna a giocare a Edor. Finalmente, aggiungerei, finalmente si torna a giocare a Edor perché oggi si terminava l'evento che c'è stato per 15 giorni, 2 settimane di evento. Hanno fatto i ragazzi di Time to Dice, che appunto era Time to 40K, dedicato a Warhammer 40.000. L'evento finiva oggi, quindi da mercoledì prossimo si torna a giocare a Edor. Giovedì ci sarà Federica e venerdì ci sarò io, ma nessuno dei due sa cosa fare giovedì e venerdì, quindi vediamo se mi va. Potremmo anche addirittura venerdì stesso della prossima settimana rifare lo story build. E quindi avere già una nuova immagine, un nuovo personaggio, e perché no, andare incontro alle parole folli che vuole suggerire Scientist for Fun e a quelle semplici di Vampiro Cyborg. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio ancora tutti e vi do la buonanotte. Ci vediamo quindi martedì con Federica, giovedì con Federica, venerdì con me. Detto questo, ciao a tutti e buonanotte.